per introdurre il momento di condivisione su una vicenda storica e umana che ha caratterizzato la città di Cremona e la sua amministrazione. È il terzo anno che proponiamo dei percorsi. Abbiamo proposto il percorso della Prima Repubblica coinvolgendo testimoni cremonesi individuati in tutte le fasce politiche, quindi dando una concezione pluralistica al percorso. E quindi la Prima Repubblica abbiamo avuto esponenti della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Socialista, fino ai monarchici e anche ai missili. Poi abbiamo fatto l'anno scorso un percorso per la cosiddetta Seconda Repubblica, da Mani Pulite fino all'elezione di Napolitano, anche qui con rappresentanti di quel momento storico, invitando e ospitando le personalità più diverse di vari partiti politici presenti in città. E quest'anno abbiamo pensato di prendere per mano un cammino per portare alla memoria coloro i quali hanno rappresentato il massimo livello della vita civica a Cremona nel Novecento. Quindi siamo partiti dal sindaco Attilio Bottica, che è stato il primo a essere eletto a suffragio universale maschile, e siamo finiti e finiremo con Bodini, perché Bodini è l'ultimo. È vero che c'è anche Corrado con un anno solo, in sostanza Corrado, cioè, poi era troppo vicino il momento, quindi poi si fa a volte fatica, soprattutto nel dibattito che segue di solito i nostri incontri, tenere il quadro della storicità dell'evento e non cadere nella qualità di vari tensioni che possono esistere nell'attualizzare eccessivamente la storia. E questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Franco Verdi. Franco Verdi è una personalità nota e stimata in città, non sviolino, ma dico quello che sento, quello che provo. Io l'ho conosciuto abbastanza bene, perché siamo stati 5 anni insieme in Consiglio Comunale, pur facendo parte di schieramenti diversi. Io lui era in maggioranza, io ero opposizione, questo non ci ha impedito di avere un franco rapporto di stima e aggiungo anche di simpatia. Quindi questa sera lo ringrazio per essere qui, per prendere per mano un brandello di storia cremonese caratterizzato dalla figura di Ottorino Rizzi, che fu sindaco nel 48-51, poi fu ancora rieletto nel 51-52 e poi morì precocemente in un viaggio a Roma. Quindi lascio la parola a Franco Verdi, dandogli il nostro benvenuto con il nostro consiglio. Grazie Agostino della simpatia che ti cambio con affetto. Figura di Rizzi, figura interessante, che appartiene biograficamente a quella generazione nata all'inizio del Novecento, generazione di cattolici nati all'inizio del Novecento, che si trovano a vivere la giovinezza, l'età della maturazione, l'età degli studi fondativi, della definizione dell'autonomia della persona, nelle scelte di vita, nelle scelte professionali, in una con lo svilupparsi del fascismo, e in condizioni privilegiate, che sono condizioni di ambiente, di luoghi formativi e di frequentazioni con figure di riferimento, in grado da giovani non soltanto di sottrarsi alla tentazione, come dire, dell'ideologia, del totalitarismo, allora imperversabile, ma con quell'acquisizione formativa di valori e di criteri per cui attraverso il vaglio, attraverso il crogiuolo, attraverso il filtro drammatico della guerra e per alcuni la resistenza,
la resistenza assunta in forma militante, approdare da cittadini consapevoli e da cattolici democratici alle responsabilità della gestione della cosa pubblica. In tempi singolari, tempi ricostruttivi, che hanno quei tempi una condizione in qualche modo epica, nel senso che tu capisci il senso della storia, del momento in cui la storia ti costringe a prendere le tue responsabilità. Ecco, sicuramente di questa generazione, che ha delle costanti anche dal punto di vista formativo, per esempio una delle costanti è il luogo formativo legato all'Università di Pavia. L'Università di Pavia, che rappresenta un crogiuolo formativo importante, tanta parte di questa classe dirigente viene fuori dall'Università di Pavia. Potremmo ragionare se questo ha un valore, ha un significato. E certamente di questa generazione Ambrogio Rizzi rappresenta una delle figure migliori, avvalorata, in qualche modo impreziosita dal punto di vista biografico, anche da questa storia personale. Muore giovane in condizioni militanti, cioè morire sul campo permette di far acquisire alla persona un di più miticizzante, vorrei dire, e questo avvalora la condizione dell'uomo, soprattutto se uomo pubblico. Ritrovo questi elementi biografici per cui in qualche modo è necessario passare attraverso come dire, la condizione narrativa di una seppur breve restituzione biografica. E lo farò, premetto che le fonti sono la biografia che ha curato nel 96 Elia Santoro, sono le carte di famiglia, e qui ringrazio Laura, la figlia che è presente, non soltanto per questo, ma anche perché mi ha messo a disposizione le carte di famiglia, e terzo, ma molto in condizioni minori, dall'essere anch'io in qualche modo, seppure di terza generazione, inserito in quell'ambito. Comincerò con due profili. Il primo: egli aveva avuto il pregio e il merito di essere il primo sindaco cattolico di una città per tradizione secolare fieramente ghibellina. La fede infusagli dalla sua mamma l'aveva tutto permeato. L'azione cattolica poi l'aveva temperato, facendone cavaliere ardente di ogni generoso ideale, sempre pronto ad ogni richiamo, sempre disposto ad ogni ardimento. Esile nella persona, scarno e pallido nel volto, cui adombrava una foltissima capigliatura corvina, pareva un fanciullo, e del fanciullo ebbe fino alla fine la spensieratezza sempre vivace e piena di brio, il gusto della battaglia e del pericolo. La fronte alta raccoglieva un'intelligenza pronta, versatile, potente, il petto, gracile in apparenza, un cuore saldissimo, capace di eroiche dedizioni. Perciò la lotta clandestina lo doveva vedere fra i primi e i più coraggiosi. Fu il senatore Zellioli che lo presentò come elemento idoneo a dirigere la resistenza dei cattolici cremonesi in quei frangenti pericolosi. Smentì lo scetticismo che la sua esile figura poteva suscitare con iniziative e gesti di ardimento che gli valsero la stima di tutti i membri del Comitato Provinciale di Liberazione. Chi scrive questo profilo è un prete dimenticato, ma lo voglio ricordare, Don Andrea Cugini, parroco di Sant'Imerio, quindi era il parroco di Ottorino Rizzi, era una figura importante, non soltanto perché era, come dire, l'autorevole docente di latino e di greco nel liceo, del seminario, quindi formazione umanistica solida di grande spessore, ma era uno dei pochi
preti migliolini. I preti migliolini, considerati politicanti nelle note della polizia politica, erano i preti tenuti a vista. Quindi era rimasto un po' defilato, non ebbe mai, come dire, grandi percorsi giornalistici con cui era avversario, proprio per questa ragione. Era stato vicario Sant'Ilario, la mia parrocchia, però lo avevano messo prudentemente a fare l'assistente alle ragazze, meno politicamente contigue. Però mi dicevano i vecchi che dalla piazzetta di Sant'Ilario, come dire, parlava a voce alta. Il parroco di Sant'Ilario era Don Paolo Camozzi. Don Paolo Camozzi era un santuomo, però la sua santità lo portava a frequentare tutte le case, compresa la casa di Roberto Farinacci, che era stato suo allievo ai tempi del Silvio Pellico. Don Paolo, quando c'era qualcuno che andava a rubare, perché Sant'Ilario e San Bassano era gente di povertà, Don Paolo dava in casa Farinacci e otteneva la liberazione. Per cui un parroco, diciamo, bonariamente benevolo nei confronti del regime, il vicario certamente molto più spigliato e molto più determinato nel giudizio politico. Parroco di Sant'Imerio, non dimentichiamolo, perché da Sant'Imerio, come dirà poi Ambrogio Rizzi in una nota biografica che non vi leggo perché la facciamo troppo lunga, Ambrogio Rizzi, finita la guerra, redige in terza persona una specie di resoconto della sua attività resistenziale. Lo fa, è un resoconto in terza persona, scritto per Lampi, per avere il riconoscimento di patriota militante, e lo mette giù in dettaglio e dice: le armi le ho avute io da un soldato tedesco. Il che vuol dire che in qualche modo qualcosa anche da parte dei dominatori stava salzando. Li ho consegnati ai GAP di Sant'Imerio e lì è nata l'inizio della risurrezione. Chiusa parentesi. Ma ascoltate anche quest'altro ritratto, scritto da un altro prete, ma di tutt'altro profilo. Credo che senza cornice si nasca, e che nessuna circostanza, nessun mestiere, nessun ambiente riesca a combinargliene una a chi per natura non può portarle, ed è bene che non ne porti. Siamo così arcistufi di uomini incorniciati che l'uomo si compiace e si riposa appena vede che uno gli viene davanti con le mani in tasca, quando il cerimoniale lo vorrebbe sul guardavoi. Si pensava che la democrazia si potesse sgrommare, invece si è da capo. Non con la buona usanza, roba veramente buona in stagione, ma con la parata, il titolo, la decorazione, l'ostentazione. Ostentare quel che si ha quando si ha niente. Pensate come sono attuali queste frasi sulla cultura dell'apparire. Ottorino Rizzi è nato senza cornice, ne valsero a fabbricargli l'avvocato e il sindaco, molto meno la resistenza, che come lo incontrò lo lasciò né pettoruto né incoccardato, col suo volto di pochi soldi e l'andatura di chi usa camminare per le strade acciottolate di una vecchia città provinciale. Egli ha cospirato così e così tenute le fila della resistenza cremonese, senza mostrare di accorgersi che sapeva di fare una cosa molto seria. Sulle prime, i partigiani di mestiere o di cornice erano tentati di considerarlo un oggetto tascabile. Subito però si accorgevano che rompeva tutte le tasche, e il fare i conti con Ottorino Rizzi, il quale non voleva saperne della tecnica del congiurato nel far niente e parlare troppo, era un affare ingrato. Chi scrive così, sono due profili in morte, chi scrive sempre sulla riscossa, entrambi i profili appaiono sulla riscossa, che era il giornale della Democrazia Cristiana, è Don Primo Mazzolari, è del 25 aprile 1953. Interessante questo giudizio
scritto con stile mazzolariano, dell'uomo incorniciato rispetto all'uomo senza cornice, con questo elemento, come dire, di singolarità preziosa. E quindi, come dire, dove nasce in personaggi così l'approdo alla politica? In qualche modo il percorso l'abbiamo già lumeggiato, si trovano a vivere la giovinezza in tempi difficili, in tempi dove la libertà era conculcata, seppur in un clima ovattato. Nasce per impulso generoso, per impulso sensibile, per l'insofferenza all'ingiustizia, quell'insofferenza all'ingiustizia che diventa prodromo di ribellione, diventa capacità di resistenza, quella ribellione che diventa la matrice di qualsiasi onesta vocazione politica. Se uno si accontenta dell'esistente, non c'è ragione perché si cambia, la realtà va bene così e quindi va bene così. Ecco, certamente Ottolino Rizzi non era nel novero di coloro i quali sentiva una forte passione, quella che poi è diventata, come dire, un'espressione singolare nella definizione di un altro grande di questa generazione politica che è Giorgio La Pira, la passione della povera gente, che vuol dire prendere il Vangelo sul serio, la passione della povera gente, la condizione, come dire, di povertà emarginata, di privazione, di offesa alla persona, questo diventa l'elemento forte che fa, come dire, fa scaturigine, diventa elemento decisionale di una scelta controcorrente. Brevemente la sua vita, poi parleremo dell'aspetto sindacale, dell'aspetto politico-amministrativo. Come dicevo, vita breve. Nasce nel 1904, il 22 di dicembre, e muore a Roma il 6 di febbraio del 1952, in 48 anni la sua vita. Sempre si ritrovano motivi nella sua condizione di vita, di nascita, di famiglia. Il padre, Carlo Libero, era ispettore urbano. L'ispettore urbano è una figura che nella gerarchia funzionale dell'amministrazione da lontano aveva una funzione alta di responsabilità. E questo papà, Carlo Libero, che già nel secondo nome richiama un elemento importante, si era trovato a fare l'ispettore urbano in tempo di guerra. E in tempo di guerra era l'addetto al calmiere delle derrate alimentari. Quindi figura delicata sempre, in modo particolare laddove si trattava di gestire il controllo degli approvvigionamenti alimentari in tempo di guerra. E in questo dimostrò, come dire, saggezza, avvedutezza e spirito di giustizia. La madre, Elvira Tessaroli, maestra elementare, come dire, anche nell'immaginario collettivo, hanno sempre una grande importanza. Come dice Don Cugini, dalla mamma aveva preso la fede religiosa, ma anche il carattere buono, il carattere caritativo. Papà muore nel 23, quindi quando Torino ha 19 anni. Nonostante questo, la mamma regge bene l'impegno familiare, ottimo studente, considerato ottimo studente al liceo classico della città, ottimo studente al collegio di Slieri di Pavia, e a Pavia frequenta il circolo Severino Moizio, era il circolo Fucino, matrice importante nella storia del cattolicesimo democratico. Frequenta il Silvio Pellico ed era allora il circolo degli studenti. E qui conosce Zeglioli, l'avvocato Zeglioli, e probabilmente, come dire, questa amicizia, questa affinità determina anche la vocazione agli studi legali. Diventa ben presto avvocato, diventa anche insegnante, e Santoro, che scrive questo libro, lo ricorderà, insegnava all'istituto tecnico, quello che è diventato il nostro dirimpettaio, ma che allora sorgeva in via San Lorenzo. Ed avevo un buon rapporto, severo ma buono,
severo ma giusto con gli studenti, e aveva anche il coraggio di interloquire su questioni, come dire, borderline dal punto di vista politico, fermandosi al momento giusto, quando direte capirete a suo tempo, quando capirete a suo tempo, come dire, adombrando, come dire, una difficoltà nei rapporti della comunicazione. Si sposa nel 1929 con la professoressa Zambelli, la mamma di Laura, che fu mia professoressa alle magistrali di scienze, quindi la vocazione della figlia viene probabilmente dalla mamma. E davvero, Lauretta, che salutiamo con affetto e simpatia, nasce in questa casa, e una poesia delicata annuncia il raggio di sole che è venuto ad allietare questa famiglia nella casa di via 11 febbraio 1972. La relazione di amicizia con chi proveniva dall'esperienza del popolarismo come Cappi, ma chi non proveniva dall'esperienza del popolarismo come Zeglioli, che veniva dall'Azione Cattolica, l'amicizia con Cugini, il parroco, e soprattutto la relazione importante con l'allora direttore del collegio, il famoso Teresio Livelli. Teresio Livelli, che aveva frequentazioni cremonesi, Teresio Livelli, l'autore della bellissima preghiera poesia Signore facci ribelli per amore, e lo riconosce nel momento in cui, organizzando a San Luca, qui alle nostre spalle, incontri formativi, riconobbe in questo giovane professore chiamato dai padri Barnabiti per, come dire, insegnare la dottrina. In realtà, attraverso l'insegnamento della dottrina, si mettevano i fondamenti per quella che sarebbe diventata la resistenza. Addirittura dopo l'8 settembre entra in clandestinità e si collega al gruppo di Giovan Battista Bianchi Albrici, vivente, questo ingegnere che ha contatti milanesi, il quale, questo ingegnere appena diplomato al liceo classico, aveva fatto una specie di operazione di goliardia, ma insomma un po' di più di goliardia, era entrato nei locali del liceo e per fare un po' di gazzarra e soprattutto per manomettere i simboli del regime. Quindi è in contatto con il gruppo milanese di Olivelli, è in contatto col gruppo bresciano del professor Crippa, è in contatto col gruppo dei fratelli Bianchi, che era legato alla resistenza nelle montagne bresciane, in modo particolare la Val Camonica. E racconterà, c'è un bellissimo racconto, anche in chiave personale, molto 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 movimentato, molto molto mosso, uno scontro armato in quelle delle valli con cui se la cava, grazie alla giovane età e grazie anche ad una capacità di movimento particolarmente, particolarmente abile. Diventa il rappresentante della Democrazia Cristiana nel neocostituito Comitato Nazionale di Liberazione, occupandosi in modo particolare dei collegamenti fra i gruppi e della stampa clandestina. Per cui non ci dobbiamo stupire se il 25 aprile del 1945 è lui, per mandato del CLN e dell'arcivescovo, a trattare col comando per abbandonare la città senza rappresaglie. Rimane segretario della Democrazia Cristiana fino al febbraio 48. Fino al febbraio 48, quando era già entrato in politica. La storia ve l'hanno già raccontata: il primo sindaco nominato al CLN è l'avvocato Calatroni, il quale riesce ad avere un buon rapporto con l'allora commissario del maggiore inglese, un buon rapporto, per cui riesce ad avere delle condizioni, non dico favorevoli, però meno, e si occupa di, seppur nella assoluta penuria, di tempi, di condizioni, anche di natura logistica, di in qualche modo riorientare la vita dei contratti. Improvvisamente muore il sindaco Rossini, anche questo mi è stato raccontato. Il sindaco Rossini muore all'improvviso. Il sindaco Rossini era
un socialista umanitario, come è stato ben detto, visto la cronaca, socialista umanitario. Quindi, per esempio, mi ricordo bambino che abitava dalle mie parti, che aveva regalato alla chiesa di San Bassano le statue di alto formato. San Bassano allora era una chiesa dove per lungo volger d'anni si faceva il presepio, un presepio artistico. Ebbene, la statuaria artistica, ma di alto formato, non le statuine piccole, era stato donato dal sindaco Rossini, che abitava lì appresso. La moglie del sindaco Rossini fu la mia maestra di seconda elementare, era un po' donna severa, col tratto, che doveva ovviamente tirare avanti la baracca. Il marito era morto e lei aveva tre figli, se non ricordo male, e lei faceva la maestra, ma faceva anche la rappresentante del cuore Ramazzotti. Quindi mi ricordo anche questi particolari. E ai bambini bravi, e io potevo essere annoverato un bambino bravo, omaggiava le matite rosse con scritto Ramazzotti, particolari. Scusa, torniamo in pagina, lo definisce cattolico, va bene, socialista umanitario. Quella visione di socialismo umanitario poco addentro le questioni ideologiche, ma perché da questo punto di vista, ecco, ho fatto bene a suggerirmi questa battuta, ci fu un sostanziale continuismo. Perché? Raccontiamo subito alla svelta il fatto, perché ha una sua singolarità. Si trovò ad essere inaspettatamente votato da una improvvisata maggioranza consiliare e divenne sindaco, lui cattolico, di una maggioranza di sinistra. Cos'era successo? Molto semplicemente, era successo che l'avvocato Calatroni, che era il candidato della sinistra unita, non ebbe tutti i voti che avrebbe dovuto sulla carta prendere, perché nel frattempo era arrivata a Cremona la scissione del Palazzo Barberini con la nascita della socialdemocrazia. I quattro socialdemocratici, anziché votare il candidato di sinistra, votano qua. Ma la cosa, che ovviamente ebbe una risonanza deflagrante anche a livello nazionale, devo dire che dal punto di vista di quanto si legge, dal punto di vista di quanto appare dalla documentazione, ebbe dei caratteri assolutamente, come dire, continuisti. Come dire che la bontà amministrativa fa premio rispetto a differenze che talvolta sono comprensibili e talvolta no. Il che vuol dire, insomma, adesso per carità, senza fare delle battute fuori luogo, cioè le larghe intese qualche modo appartengono, seppur talvolta, al dover essere necessario della politica. E per il momento la chiudiamo lì. E ovviamente nel maggio del 51 si va al rinnovo elettorale e Rizzi viene eletto da una giunta centrista, da una giunta DC, PSD e PLI. Muore a Roma, come abbiamo detto, il 6 febbraio del 1952. Perché muore a Roma? Perché era andato a perorare, era per un viaggio di lavoro, un viaggio istituzionale, era andato a perorare le necessità, cogenti, costrittive, che allora il comune, allora come oggi, il comune, sempre in penuria di soldi, andava a perorare le cause che erano corrispettive di necessità. E quindi questo è vediamo adesso più propriamente il sindaco. Ad un certo momento lui si mette in mente di scrivere una specie di romanzo, poi lo lascia lì. E quindi abbiamo una specie di inizio in cui parla un capitoletto di questo romanzo, che poi non venne pubblicato, che si intitola Le delusioni del sindaco, e parla di sé in terza persona. Il nuovo sindaco si assise sullo scranno con una certa soddisfazione, temperata dal ricordo delle gentilezze che gli avevano espresso i suoi avversari al momento della nomina, ed iniziò il suo lavoro con un certo entusiasmo,
ed un residuo della sua antica fede già smorzata dalle recenti delusioni della vita politica. Pensò tuttavia: qualcosa di buono farò. Ricevette alcuni vecchietti e donne che cominciarono a raccontare le loro miserie e a chiedere lavoro e aiuti. Denari non ce n'erano, solo un piccolo fondo, posto di lavoro neppure. Distribuì, e qui torna in prima persona, qualche biglietto da 100 ed ebbe qualche ringraziamento sincero, qualcuno ironico e qualche lamentela. Distribuì ancora buone parole e subito sovvenne che non poteva aiutare tante miserie vere, perché i milioni del comune servivano a mantenere certi lavoratori che fingevano di lavorare sulle strade e nei giardini e avevano la lodevole consuetudine di minacciare rottura di testa ai capi squadra se avessero avuto la infelice idea di suggerire loro un lavoro leggermente più pesante. Decise di eliminare questa gente per aiutare chi meritava. Criterio meritocratico. Ma in seduta di giunta da tutti si osservò e si convenne che durante le feste non era opportuno far regalie sotto forma di licenziamento, e poi c'era la Camera del Lavoro, proteste e scioperi. Forse ci sarebbe voluta la celere. Meglio quindi mantenere gli ubriachi e lasciare senza aiuto i vecchi. Croce e delizia per chi è costretto ad amministrare. Che cosa mi ha sorpreso di questa lettura a posteriori dell'iniziativa amministrativa? Mi ha sorpreso. Beh, intanto un'agenda molto ricca, perché poi alla fin fine il tempo del lavoro amministrativo, al netto dei passaggi elettorali, è stato anche questo molto breve, molto breve. E devo dire che ho trovato, direi, una intelligenza sulle cose di grande spessore. Lo diremmo, ma è una vittoria lontana, non è affatto vero. Allora, seppure in modo sintetico, ripresa dell'edilizia per favorire il lavoro ai disoccupati, attenzione al ripristino della libreria civica. Seguendo la proposta di Mario Cattani, mi ricordo, figura di direttore didattico che anche lui abitava in Piazza Castello dalle mie parti, ripristinare la donazione dei ceri per la festa di Santo Nicola, le tradizioni religiose che in qualche modo collegavano la vita civica con la vita della fede vissuta. Incarico al professor Puerari del catalogo per la Pinacoteca. Costituzione di un comitato per le onoranze a Gaetano Cesare e di conseguenza un progetto di alto profilo musicologico per la costituzione di un fondo, prodromo di quella che diventerà la scuola di paleografia che nasce a Cremona con la palevadoria dell'Università di Parma. È la premessa. Collegamenti per un polo universitario di natura musicologica e di natura agraria. Anche lì intuizione prefigurante di quello che sarà lo sviluppo universitario negli anni successivi. La linea dell'industrializzazione, poi se avremo tempo riprenderemo, c'è una specie di elaborazione organica di riflessione sul fatto amministrativo. La Cremona ci soffre di questa industrializzazione troppo dipendente dall'agricoltura, per cui l'idea della raffineria e l'idea del porto canale. Intitolazione del campo sportivo a Giovanni Zini, figura storica legata alla prima guerra mondiale, sostituendo la denominazione a Roberto Farinacci. Bagni pubblici in via Trento e Trieste, sono stati dismessi da poco, venduti da poco. L'idea, come dire, che l'igiene pubblica comportava la dotazione di determinate strutture.
apertura del mercato ortofrutticolo, riforma della scuola Plasio, idea di una nuova scuola elementare in Viale Po. E per chi ha memoria, generazionalmente come me, si ricorda che quella idea è legata ad una idea innovativa dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi didattici. Forse ve lo ricorderete, il professor Giovanni Siboni, che fu coordinatore didattico colà, perché quella scuola doveva avere caratteristiche ambientali, tipologiche e, come dire, di struttura legate a visioni innovative della scuola elementare. Probabilmente, qui lo dico e sospendo il giudizio, fu l'unico ambiente scolastico dove ci fu un livello di progettazione nel merito legato al dover essere della scuola. Perché gli altri episodi edilizi, architetto correggimi se sbaglio, sono legati ad una visione di altra natura. Per esempio l'idea del Vitis è un'idea che nasce mutuata dall'ambiente fabbrica, non è nato come scuola, è un'idea di fare una fabbrica in periferia con tutti i suoi capannoni e di portarci la scuola, ma è un'idea estranea. Chiusa parentesi, però, come dire, l'apertura della scuola, riforma del Plasio, apertura in Viale Po. Attenzione alla cultura. Ed era oggetto di polemiche frequenti. Non possiamo permetterci di spendere i soldi nella cultura. La cultura è un lusso, bla bla bla. E lui rispondeva: si tratta della linfa dell'uomo di ieri, di oggi e di domani. Il primato della cultura. Sapeva vedere lontano. L'investimento culturale, che notoriamente è il primo ad essere tagliato in tempi di spending review, è invece quello che garantisce prospettiva e lungimiranza. Una questione che fu, si ricostruisce dalle carte, una questione di forte impatto sull'ambiente e sul dibattito pubblico. La nuova sede della Banca d'Italia. Bisogna spostarlo dalla sede vecchia, che è via 20 settembre, dove c'è l'ACI. Il progetto è un progetto romano, ma del tutto calato dall'alto, non soltanto nella descrizione tipologica dell'ambiente, oggi è lì, fermo, vuoto, ma anche un profano capisce che dal punto di vista stilistico ambientale è piuttosto estrinseco. Ma allora c'era un elemento aggravante, perché si trattava di far posto a questo edificio togliendo tutta una parte storica ritenuta importante, case e negozi. Morale della favola, una questione che rimase polemicamente sospesa, tutti non erano d'accordo, fu una questione non risolta, ma che venne poi di fatto risolta negli anni 70, sindaco Vernaschi. E l'aspetto conclusivo l'abbiamo visto noi, nel senso che la Banca d'Italia oggi è il lato della piazza, rimane nella sua, come dire, singolare solitudine. Si organizza, e torniamo a quel febbraio, si organizza un viaggio importante, era stato l'onorevole Benvenuti, allora sottosegretario all'estero, perché si fosse le mediazioni, gli incontri, e improvviso la notizia del decesso. Fulminante non soltanto per la famiglia, ma fulminante per la città. Ci fu, come dire, una condizione celebrativa assolutamente al di fuori di qualsiasi schema e di qualsiasi appartenenza. Davvero la città si fermò. E come dire, l'aspetto rituale, celebrativo, nasce a Roma, un funerale in una chiesa romana, in San Luca, come dire, alle porte della città, in cattedrale, presieduta dal vescovo ausiliare, e la commemorazione ufficiale.
la commemorazione ufficiale che dice davvero un riconoscimento unanime, un riconoscimento forte di valore, un riconoscimento alla testimonianza dell'uomo, del sindaco, dell'uomo pubblico. E successivamente, come dire, nel progetto di rifacimento e di sistemazione del famiglio, della memoria sotto il palazzo comunale, la decisione di una lapide, di una prefusione denominativa e quant'altro. Allora, due riflessioni conclusive, attinte a due documenti che pure sono contenuti. Il testo di una conferenza che lui intitola, è del 49, Problemi della vita cittadina. Il testo di una conferenza in cui il sindaco interloquisce in forma assembleare con il suo partito, il Partito della Democrazia Cristiana, ma in una visione più ampia, in qualche modo ricapitolativa e di grande apertura e di grandi sintesi. Ne colgo alcuni aspetti, come dire, soprattutto l'intuizione centrale, decisiva, che Cremona fosse allora in una condizione di decadenza culturale. Allora, 1949, decadenza culturale. La necessità tecnica diventerà superata e aperta dentro un elemento spirituale. Sentite questo giudizio, che in qualche modo implicitamente lega e spiega un discernimento antagonista rispetto alla struttura di governo, al governo esplicito e al governo implicito della città. Solo chi non sia grettamente legato al denaro, ma abbia un cuore ed un intelletto aperto alle visioni della bellezza, può interpretare la funzione economica come affermazione dello spirito. Cioè, la rigenerazione della città decadente, e in questa decadenza ci mette un giudizio altrove collocato nei confronti del fascismo, nei confronti degli ambienti e del potere che l'avevano sostenuto, eccetera. Una visione spirituale, una visione rigenerativa, una visione umanistica, una apertura alla bellezza, con la B maiuscola. Questo, come dire, sarà l'elemento rigenerante, e questo darà slancio, vigore all'attività economica come affermazione dello spirito. Per cui le due direttrici, ricostruzione economica ma sviluppo spirituale, ed ecco allora tutto quell'elemento che abbiamo raccontato, le manifestazioni stradivariane che in qualche modo in luce rappresentano l'investimento sulla cultura d'Italia, un'attenzione all'università, un'attenzione agli elementi, come dire, caratteristici e distintivi, già allora il turismo, l'artigianato, la navigazione, un'attenzione alle case popolari, l'edilizia popolare come attenzione primaria. Tutta questa parte qui sorgeva la caserma del decimo, non so se il termine, il numero romano, esatto, era il reggimento bersaglieri, quindi quel comparto qua doveva avere un elemento forte che si sposava con la ricostruzione di Porta Milano. Porta Milano, io me lo ricordo ancora bambino, che la parte di destra era completamente distrutta. Occorreva procedere all'elemento ricostruttivo. Quindi intuisce che lo sviluppo della città è uno sviluppo che guarda verso nord, che guarda verso l'asta di Via Bergamo, così come guardava verso il Po. Grosso modo gli schemi di direzione dello sviluppo della città post-bellica erano questi. Anche questa è una bella frase. Occorre fare, sempre in questa conferenza, che i cremonesi ridiventino uomini nel vero senso della parola, e cioè italiani, patrioti, non in senso nazionalistico, ma umano, cattolico, universale.
che sentono inoltre il richiamo della carità, della tradizione di Santo Momono. Meno feste che costano milioni, maggiore ansia di ricostruire la carità. E sono affermazioni importanti. Un altro aspetto, e poi chiudiamo, riflette il sindaco sulla... Ho trovato questo documento, che è più di un documento, probabilmente era uno studio personale che mi serviva per apertura di natura politica, e lo intitola La revisione del concetto di democrazia. E ho trovato che in questa riflessione c'è molto di attuale e c'è molto di legato al dibattito forte. La democrazia come governo del numero è in crisi. Oggi diremmo non basta una democrazia di sole procedure. Non basta. Il rispetto dei fondamentali diritti della persona deve essere antecedente rispetto a qualsiasi maggioranza. Come dire, c'è un presupposto etico che non può essere giustificato e validato in base alla legge del numero. Però il governo democratico attraverso equilibri e controlli, per conservare i diritti di libertà, la dignità dell'uomo, la libertà della famiglia. La crisi del fascismo annota fu carenza di libertà. Lui vede il fascismo come un fenomeno degenerativo di natura feudale. Arriva al paradosso di dire avremmo potuto accettare anche quel sistema, evidente, non lo dice ma lo lascia capire, per certi portati di natura sociale, per certi elementi di apertura alla modernità, all'organizzazione sociale del consenso. Ma in realtà si comportò in modo feudale, laddove i ras locali si comportavano da padroni, al di fuori e al di sopra delle leggi. La crisi del fascismo fu carenza di libertà. Ma anche i partiti, siamo negli anni 40, si richiamano alla legge solo per difendere i propri interessi. Quindi una visione di democrazia che passa attraverso l'esercizio pluralista dei partiti, ma questi partiti in realtà non servono il bene comune, commenterebbe uno di oggi, non servono il bene comune, ma servono a rappresentare degli interessi. Questa visione lobbistica del sistema partito è una delle angosce del nostro tempo, per cui tutti sappiamo che dal punto di vista costituzionale i partiti sono indispensabili per il corretto esercizio democratico, però non possiamo nemmeno tacere di fronte alle degenerazioni di cui, come dire, le cronache recenti ci hanno riempito, ahimè, e le nostre attenzioni. Dice, e fa, cerca di fare un'analisi storica, il vizio di fondo sta nell'illuminismo francese. In cui, come dire, un'idea di libertà che progressivamente si è sganciata dal suo presupposto. Commentando il vescovo di ieri, anche il vescovo dice che bisogna recuperare l'idea di fraternità, anche la fraternité sta scritta sulle bandiere bianche, rosse e azzurre, però recuperare l'idea di fraternità vuol dire anche recuperare l'idea di chi fonda l'idea della fraternità. Ed è questo un dibattito aperto. Un sistema di libertà poggia sul gioco dei vari partiti, lo riconosce, il gioco democratico è importante, ma presuppone un'alta educazione politica ed una profonda convinzione democratica. Non basta il gioco della politica, non basta il gioco della democrazia, occorre mettersi anche in testa che occorre procedere a costruire la democrazia, e costruire la democrazia senza un fondamento etico è quasi impossibile.
Qui la lezione del sindaco Rizzi è una lezione che in qualche modo, come dire, riesce ad avere capacità e anticipazioni importanti. Ovviamente lo fa da democratico cristiano. La sua generazione è la generazione che De Gasperi chiamerà dei giovani. Non avevano vissuto, perché troppo giovani, l'esperienza del Partito Popolare, erano stati educati senza i condizionamenti storici della generazione precedente, che aveva vissuto, come dire, i condizionamenti dell'intransigenza. Era vissuto in un ambiente aperto, non a caso fecondato dall'alto magistero monomeliano, che è protagonista di grandi aperture, i sacerdoti dalla frequentazione, gli ha ricordato Puccini, erano sicuramente annoverabili in questo. E quindi capisce il senso de Gasperiano del grande partito nazionale e riconosce il valore del modello interclassista. Cioè, sentite questa frase: le classi della ricchezza, la borghesia risorgimentale, questa borghesia risorgimentale che era nata su un grande credo di libertà, ma era debole dal punto di vista della costruzione sociale, era debole dal punto di vista della rappresentazione degli interessi popolari. E dice, la classe del Gesù è una classe che deve diventare viva, non morta. Colta il pensiero, lo studio. Non feudale e retriva, a difesa dei propri interessi e privilegi. E per vincere, per vincere il comunismo, era un nemico di questa società, dove la classe del censo doveva in qualche modo sobbarcarsi la fatica mai fatta prima, dentro per conto un ideale libertario astratto, occorreva giustizia e carità. E quindi questa lezione, corrispettiva di un uomo che ha vissuto con grande autenticità la sua epoca, dando prova non soltanto di solerzia e di intelligenza amministrativa, che è annoverata, dico, non è un modo, come dire, da geografo, quello di dire i temi che sono presenti sull'agenda della città, ma con quella intelligenza che gli veniva dagli studi, che gli veniva dalla riflessione colta, gli veniva dalla consapevolezza, dalla responsabilità dell'esercizio di mandato che gli era stato dato, cioè di avere anche delle intuizioni, delle visioni, il concetto di democrazia, il concetto di società, il concetto di responsabilità sociale, il concetto di, come dire, una visione tendenzialmente organica, che allora lui vedeva incarnato nello strumento portante del Partito della Democrazia Cristiana, ma che trovava nel momento amministrativo una sua peculiare affermazione e sostegno. Quindi è una figura che va certamente ricordata, quindi grazie anche dell'opportunità di ricordare questa, ritengo, grande figura di sindaco cremonese. Grazie. Grazie.